Instagram questo. Ti sei finalmente la palla è entrata? Diciamo di sì, dai. Allora, diciamo, abbiamo passato un momento difficile, diciamo, noi attaccanti. Però già domenica Ali si è sbloccato e oggi penso sui 4 gol abbiamo fatto tutti i gol gli attaccanti e penso sia un buon segno. Però bisogna lavorare giorno per giorno. In percentuale, come ti reputi? In forma al 70%, 80%? Sto abbastanza bene, che alla fine penso che si migliora sempre, quindi l'importante è allenarsi sempre bene e dare il massimo. Poi a volte le cose ti escono bene, a volte meno bene. Però l'importante è metterci sempre il massimo impegno. Però penso che tutto sommato sto abbastanza bene. Stasera ti ho visto giocare in un modo leggermente diverso rispetto alle precedenti prestazioni. Cioè, le precedenti prestazioni ti vedevo spesso e volentieri spalle alla porta. Stavolta invece ti ho visto che puntavi direttamente alle squadre di rigore avversario. Sì, vabbè, il primo tempo era una situazione diversa dell'allenatore o è un grado di forma diverso il tuo rispetto alle precedenti partite? No, penso che giocando comunque a due si è più spazio, diciamo, perché il primo tempo abbiamo giocato a due e quindi c'era più movimento. Mentre a tre bisogna sapere fare i movimenti giusti, che io comunque quest'anno è la prima volta che lo faccio. Però l'importante è allenarsi e cercare di capirci con i compagni, ecco, e dare sempre il massimo. Possiamo andare, finite. Domenica arriva la Paganese. I tuoi propositi quali sono? Vincere i 3 punti. Probabilmente dopo la sconfitta di domenica, quindi l'unica cosa secondo me che conta adesso è il risultato, perché comunque non bisogna perdere posizioni lì davanti. E poi ogni partita ha la sua storia. Noi comunque andiamo in campo sempre per vincere e ci metteremo al massimo. Nessuno di voi ha giocato contro l'area 70, ci sei rimasti un po' male? No, sicuramente, perché comunque da ex ci tenevo, diciamo. Poi il mister ha fatto le sue scelte e vanno rispettate. Ecco. Come hai visto, anche un riferimento a quella partita, da esterno insomma, visto guardandola fuori dal campo, dalla panchina, che impressione hai avuto? Ma noi la nostra partita penso che l'abbiamo fatto, loro hanno avuto, diciamo, 2 occasioni, penso. Il secondo ha fatto un gran gol lì, non ci puoi fare niente, mentre il primo magari dobbiamo fare qualcosa di più. E vabbè, noi abbiamo fatto un gol in meno di loro e hanno vinto. Però tutto sommato secondo me abbiamo fatto una buonissima gara. La prestazione complessiva invece della squadra, Davide, tu come l'hai vista con la Casertana? La Casertana è una partita difficile da giudicare secondo me, perché il primo tempo secondo me siamo partiti abbastanza bene, poi cioè il vento, il campo pesante fuori casa non era facile. E invece volevo sapere anche da voi due quest'anno, oggi hanno segnato tutti gli attaccanti, e a differenza insomma del campionato dove avete avuto qualche problema, un po' tutti, ci sono ancora attaccanti a 0 gol e voi due insomma siete due tra questi, credete che insomma quello che si è visto oggi può essere anche di buon auspicio per il futuro? Pensate di sbloccarvi a breve, che ci sia qualche problema di qualche natura, oppure è soltanto una questione, diciamo, casuale? Beh, io comunque sono arrivato quest'anno, quindi mi sto ambientando piano piano. Il salto tra la primavera e questa categoria qua non è mai facile. Quindi io mi faccio sempre trovare pronto a disposizione del mister, mi alleno sempre al 100% e quando sono chiamato in causa cerco di dare il mio meglio come stasera. Ah, boh, secondo me, diciamo, è più una cosa mentale, perché comunque un attaccante se non fa gol, secondo me ci sta un sacco di cose, nervosismo. Però già penso già oggi Ali domenica ha fatto gol e noi oggi gli attaccanti abbiamo fatto 4 gol. Penso che comunque mentalmente siamo un po' liberi, diciamo, poi ogni domenica è diverso. Però noi lavoriamo in settimana, stiamo tranquilli, però sappiamo il nostro valore e penso che il più presto possibile gli attaccanti torneranno a fare gol tutti. Contro la Casertana Oteri ha puntato sul, diciamo, su un tridente di esperienza, perché sono, diciamo, tra voi sei i 3 più anziani. E invece oggi nel secondo tempo con l'innesso di Sciretti si è visto il tridente più giovane, quello un po' in linea verde, insomma. Caramoco, tu forse rispetto a loro sei un po' più grande, però comunque siete i 3 più giovani. E
Credete che forse, insomma, ogni tanto non si faccia male a puntare un po' sulla linea verde, sulla freschezza, soprattutto se poi comunque quelli di esperienza, insomma, fino a un certo punto ti danno garanzia? No, ma io ho sempre detto, siamo in tanti, quindi secondo me il mister fa le sue scelte in base a quello che vede la settimana. Poi a volte gioca un giovane, a volte gioca con l'anziano, però secondo me questa categoria, anche quelli secondo me più esperti, a volte si fanno la differenza, perché come ha detto Davide non è un campionato facile per i giovani, soprattutto quelli che vengono dalla primavera. Però alla fine l'importante è che ognuno in settimana mette in difficoltà il mister, penso che noi tre oggi l'abbiamo fatto e poi domenica il mister farà le sue scelte e noi quello che sarà lo accetteremo tranquillamente. Una domanda per Davide. Tu hai dovuto saltare le prime due partite per la squalifica che ti portavi dal campionato primavera, poi hai avuto, mi pare, tre opportunità consecutive e poi di nuovo fuori per scelta tecnica. Per un ragazzo di 17 anni, forse il fatto di essere messo fuori dopo tre partite, insomma, c'è anche un contraccolpo un po' psicologico che ti butta giù, non è semplice, bisogna avere un po' più di continuità, no? Hai detto bene, sono partito subito dopo la squalifica, subito tre partite titolari e poi per scelta tecnica, come hai detto te, sono stato messo fuori, però come ho detto prima è difficile, è un campionato difficile, io cerco sempre di migliorarmi giorno dopo giorno in allenamento, cerco di trovare la migliore intesa con gli attaccanti e come ho detto prima se sono chiamato in causa io cerco di fare del mio meglio.